Eliome rende bella la tua casa. Cuscini, cestini, idee per le tue piante, idee di Natale e molto molto altro ancora. Iscriviti subito al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Ah, e già che ci sei, seguimi su Instagram, è gratis! Ciao ragazze, bentornate su un nuovo video. In questi ultimi giorni ho voluto migliorare l'aspetto di alcuni oggetti che ho comprato al mercatino dell'usato. Sono andata lì con l'idea di comprare dei libri. Volevo rivestirli con del tessuto meraviglioso che ho trovato in un negozio. E data la stagione autunnale, credo che sia un'idea eccezionale da fare. Subito. Come fare allora? Beh, è molto semplice. Scegliete il vostro tessuto, appoggiateci sopra il vostro libro e come vedete, facendo attenzione con la penna, segnate tutto il bordo e poi con la forbice andate a ritagliare lasciandoci un centimetro. A questo punto è il momento di appiccicare la stoffa al libro. Quindi ho usato una semplice colla Vinavil, spennellandola dappertutto con l'aiuto del pennello. Bene, adesso fate attenzione a questo piccolo passaggio. Con la forbice fateci due taglietti proprio in questo modo. Ci permetterà di inserire il tessuto e nasconderlo. Ora continuiamo a spennellare i bordi del nostro libro sempre con la colla Vinavil e poi piano piano ci attacchiamo i bordini. Mi raccomando, ricordatevi di tagliare gli angoli in questo modo. Andrete così a togliere il tessuto in eccesso che non ci serve e lascerete un angolo ben pulito. A questo punto con la forbice aiutatevi ad inserire il pezzettino di stoffa di cui vi ho parlato prima. Bene, ora che siamo arrivati alla fine, per dare un aspetto ancora più ordinato al nostro libro, ho pensato di appiccicare l'ultima pagina con questa colla che tutti conosciamo. Ed ecco qua, avete visto come basta poco per dare una nuova vita, un nuovo aspetto a un oggetto abbandonato, vecchio e insignificante? Stavo pensando, e se ci aggiungessi una scritta? Visto che siamo in autunno, potrei scriverci autunno. Poi, quando arriva l'inverno, tolgo via tutto e tanti saluti. Queste sono semplicemente delle letterine adesive che posso togliere e mettere senza rovinare il tessuto. Allora ragazze, che ne pensate? È stata una buona idea? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. A me piace moltissimo e penso di farne molti ma molti altri di libri in maniera da esporre qui a casa mia, perché mi piacciono davvero tantissimo. Su YouTube idee di come fare zucche, zucchette, zucchettine ce ne sono un sacco, una più bella delle altre. Ma secondo me questa idea ancora non l'avevate mai vista. Fatemi sapere se ho ragione o sto dicendo una cazzolata. La partenza è sempre la solita. Prendete un tessuto, lo ritagliate a forma di cerchio e con un po' di ago e filo lo imbastite in questo modo. Lo riempite con dell'ovatta morbida e poi chiudete stringendo tutto. Ora quello che rimane da fare è creare gli spicchi. Tenendo ben tirato il filo in maniera da creare una bella bombatura.
Finito questo passaggio, con l'aiuto di uno spray per tessuti, gli ho dato una bella spruzzarella sopra. E mi dispiace, ma il nome preciso non lo so. Ma sicuramente la conoscete anche voi questa paglietta. Si usa tranquillamente sulle composizioni floreali o nel periodo pasquale o nelle ceste di Natale. Insomma, si usa per diverse occasioni. E oggi noi la usiamo per creare questa splendida zucchetta. Tornando a noi, distribuite bene la vostra paglietta sulla zucca. Aiutatevi con la mano, con le dita, in maniera che diventi una pallina. Rifate questo stesso passaggio un'altra volta, da creare una rete di paglia fitta fitta. Non mi piace l'idea che si intraveda sotto il tessuto. Ecco, vedete, quello che dovete ottenere sarà proprio questo. Adesso, con un po' di spago, ho ripetuto il passaggio degli spicchi, perché aggiungendo uno strato 2 di paglia, l'effetto bombato era un po' svanito. Io a casa non avevo sto granché, ho utilizzato quindi una vernice o pittura, sinceramente non so che cos'era, ma comunque serve per pitturare il legno, mobili, cose del genere. L'ho diluita dentro a uno spruzzino con 2-3 goccette d'acqua ed ecco che ho creato uno spray fai da te in 0 minuti. Quindi ragazze, cosa ne dite? È un buon modo questo per decorare il vostro salotto, le vostre mensole, il vostro tavolino? In stile autunnale? Io credo proprio di sì. Mi piacciono molto i colori, marroncino arancione, legno scuro, insomma molto stile rustico, molto apprezzato. Fatemi sapere allora se questa nuova idea vi piace e se avete intenzione di ricrearla. Adesso direi di passare alla nuova idea che ho in mente per voi. A chi è che non piace rilassarsi davanti alla TV o magari ascoltando un po' di musica, guardando internet, spazzolandosi un po' di cioccolata o una buona tazza di tè o qualsiasi altra cosa? Perché ho intenzione di mostrarvi come fare dei sottobicchieri giusti per questa stagione. È sempre un'altra idea semplice e veloce da fare. Allora, la prima cosa è disegnare una bellissima foglia, trovata magari in internet. La ritagliate e poi la ridisegnate su una tovaglietta di questo materiale, che adesso cacchio mi sfugge pure il nome. Mi ricordo che le avevo comprate un bel po' di tempo fa all'IKEA. La cosa importante è utilizzare una forbice che tagli abbastanza bene, o se no benissimo, perché è un materiale che tende a sgretolarsi, quindi bisogna fare molta attenzione e un po' di pazientina. Poi tranquille, perché alla fine, una volta ritagliata la forma, il vostro sottobicchiere sarà super pratico e resistente. Ho pensato di rifare la stessa cosa sul panno lenci di colore nero, aiutandomi con il gessetto, perché era l'unico modo che mi è venuto in mente per disegnare la foglia. E anche qui taglia, taglia e ritaglia e otteniamo le nostre foglioline. Che ne dite? Belline, no? Ho pensato ovviamente che tenerle tutte dello stesso colore sarebbe risultato un'idea abbastanza noiosa. Quindi ecco che ci ho aggiunto sopra del tessuto diverso, in maniera che comunque avessero dei colori che insieme erano perfettamente belli e abbinati bene insieme, insomma. Si sente che, insomma, il mio italiano è sempre impeccabile. Ecco, come stavamo dicendo, sempre con l'aiuto della colla Vinavil, gliela spalmiamo dappertutto e finalmente ci incolliamo sto benedetto tessuto. Oh, ecco qua! I nostri sottobicchieri sono pronti per essere utilizzati nei nostri momenti di relax e divertimento, mentre ci coccoliamo con una tazza di cioccolata o di tè o camomilla o quello che volete voi. Ora siamo arrivate all'ultima idea. Ecco, vi mostro semplicemente una stupidaggine, ma che comunque ho fatto e voglio condividere con voi. Chissà, magari sia un punto per voi di ispirazione. Io sto utilizzando della pittura da muro.
quella che usiamo per imbiancare le nostre mura di casa. La sto tamponando con una semplice spugnetta. Una volta che si è asciugata, con lo spray che ho trovato da Leroy Merlin, con questo splendido effetto pietra, bene, gliel'ho spruzzato a una distanza di un metro e mezzo, non troppo vicino se la volete utilizzare, mi raccomando, altrimenti rischiate di creare un pastrocciotto. E ora non mi rimane che aspettare che si asciughi. Intanto approfitto e vado avanti per trasformare quelle orrende zucche arancioni in qualcosa di molto più lussuoso. Come? Ma ovviamente in maniera semplice, perché non ho voglia di star qui a rompermi tanto le balons. Ma con poco, veramente poco, le ho trasformate in qualcosa di molto più scicchettino, lussuoso, elegante, insomma tutto un altro livello. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, se vi sono piaciute anche tutte le altre idee e se c'è qualcosa che avrete poi intenzione anche voi di rifare, fatemelo sapere. Vi auguro una buona serata, vi mando un bacio, un abbraccio e spero di cuore di risentirvi anche nel prossimo video. Un bacione, ciao ragazze, ciao!